Questa mattina è stata firmata la concessione per la gestione del servizio di macellazione del bestiame al comune di Palazzolo. Ad apporre la firma in calce al documento per il libero consorzio, il capo del quinto settore Antonella Fucile e il sindaco di Palazzolo Salvo Gallo. La provincia, ha detto il commissario straordinario Carmela Floreno, ha cercato di mettere in funzione le strutture realizzate con fondi pubblici per fornire servizi ai cittadini. La concessione della gestione riguarda la macellazione del bestiame, la gestione della zona frigo e della zona lavorazione carni, un servizio particolarmente utile a tutta la zona montana. Il libero consorzio comunale affida al comune di Palazzolo il frigo macello, quindi quali sono i lavori che andrete ad abbracciare dopo un'operazione del genere? Il comune di Palazzolo, assieme al territorio, assieme all'unione dei comuni, ha voluto prendere in mano questa struttura. Diciamo, non è una situazione facile, non è una situazione facile, ma le situazioni difficili bisogna affrontarle. Quando ci sono situazioni difficili bisogna metterci le mani sopra, perché è una struttura che è costata tanto al contribuente e che non si può, diciamo, non possiamo permettere di lasciarla là a giacere. Quindi dobbiamo iniziare con quelle che sono individuare le cose da fare, che già ci sono state sottolineate, individuare i tempi, diciamo che devono essere innanzitutto strettissimi. Noi ci siamo prefissati e abbiamo sottoscritto un termine di 365 giorni, quindi già da domani ci metteremo a lavorare per la gestione di questa importante realtà, perché è una importantissima realtà del nostro comprensorio, della nostra provincia. Noi, la provincia di Siracusa, ha una bellissima zona montana, ha dei bellissimi parchi verdi dove vengono allevati gli animali, animali che poi gli allevatori vendono fuori, vanno addirittura anche all'estero. Noi nelle nostre macellerie difficilmente troviamo nei supermercati le carni allevate nel territorio, e quindi riportare le nostre genuinità, le genuinità della zona montana di Siracusa nelle nostre tavole, questo è il nostro obiettivo.